Edizione 2013 di EcoDrive Expo si coniuga nuovamente qui al centro commerciale degli Orsi il tema della mobilità sostenibile con Mauro Benedetti, l'organizzatore. Un'edizione con tante sorprese e anche tante conferme che hanno dimostrato di essere davvero efficaci. Sì, qua come dici tu giustamente, mobilità sostenibile, in pratica dobbiamo sempre più muoverci risparmiando carburante e salvaguardando l'ambiente. Questi due aspetti vanno di pari passo perché la nuova tecnologia in fatto di motoristico permettono oggi di risparmiare notevolmente carburante, consumare meno e inquinare meno l'ambiente. Qua all'interno della nostra manifestazione, questa terza edizione di EcoDrive, abbiamo una vasta rassegna di modelli che oggi permettono veramente di muoversi risparmiando carburante, delle motorizzazioni sempre più rispettose dell'ambiente e comunque il massimo della tecnologia, perché abbiamo dall'elettrico di nuova generazione al ibrido, alle macchine a doppia alimentazione e alle macchine benzina con bassa cilindrata e appunto bassi consumi. Non solo risparmio, ma anche il messaggio della cultura del risparmio energetico. Ecco. Sì, infatti questo deve essere veramente un messaggio che parte da una cultura di base. Dobbiamo sempre fare attenzione di più all'ambiente per salvaguardare quello che sarà un domani, il futuro del pianeta, ma anche appunto in questo momento qua la nostra esigenza primaria è risparmiare. L'economia, sappiamo benissimo, attraverso un momento difficile, e proprio per questo dobbiamo sempre di più risparmiare anche attraverso lo spostamento. La gente continua comunque sempre a spostarsi per vacanze, per lavoro, per hobby, per divertimento, deve essere ancora così e questo deve essere fatto appunto in economia però. Un evento davvero importante ospitato in una location particolare, un centro commerciale. Perché di questa scelta? Intanto sappiamo che si ripete ormai dal terzo anno, quindi una partnership che funziona. Sì, vera questa tua affermazione, perché è stata una scommessa il primo anno entrare in un centro commerciale per una fiera, perché effettivamente qua abbiamo una rassegna veramente importante. Il posto si presta, ormai abbiamo visto che la location è veramente interessante, l'esposizione è veramente un'esposizione fieristica aperta al pubblico, non ci sono costi per l'ingresso e diciamo che il pubblico mentre fa shopping può ammirare e vedere salire sulle macchine, anche la possibilità di fare dei test drive nel weekend. Questo direi che è molto positivo e questa scommessa, diciamo, ci ha dato ragione a noi e ovviamente agli Orsi, che sono quelli che hanno dato disponibilità per la manifestazione. L'evento è partito questa mattina alle 9, da oggi 24 maggio sino al 2 di giugno, due weekend importanti, tutto un periodo molto lungo di esposizione e anche tante iniziative collaterali, per cui sul sito di EcoDrive, sulla pagina Facebook o sui giornali potremo comunque trovare i programmi per le varie iniziative legate ai bambini, legate alla guida razionale e tanto altro ancora.